Un Natale, un Capodanno un po' in sordina sul Gran Sasso, almeno negli alberghi in quota, a causa della mancanza della neve. Per Ada Fiordigigli dell'omonimo hotel mancano l'attenzione da parte della politica e la programmazione, pur riconoscendo le grandi capacità dell'amministratore unico Dino Pignatelli e i suoi grandissimi sforzi per fare il possibile. A fine anno sono state aperte la seggiovia Esaposto Fondari con le piste osservatorio e strada a scuola. La mancanza di un impianto per l'innevamento programmato sicuramente penalizza e condiziona totalmente la montagna aquilana. Si sta lavorando con uno studio di fattibilità. Speriamo che chi di dovere ci dia delle risposte, ammette l'amministratore. Il problema va affrontato. Lo stiamo affrontando in questi giorni. Stiamo predisponendo uno studio di fattibilità e speriamo che qualcuno ci dia retta. Perché senza l'innevamento programmato ormai non si può più pensare di tenere una stazione, perché una volta si sciava pure sui sassi, mi ricordo da ragazzo, cioè, i sassi erano regolari trovati sulle piste, adesso gli utenti pretendono altre cose, giustamente chiedono altre cose, chiedono le piste innevate, perché dall'altra parte ci sono. Uno degli scempi sul Gran Sasso, che potrebbe invece rappresentare un'ottima occasione di sviluppo e turismo, è rappresentato dall'albergo di Campo Imperatore. Ancora non parte la ristrutturazione e le condizioni della struttura che ospitò Mussolini peggiorano di anno in anno. Ora la speranza è di poter partire con i lavori almeno a primavera. Questa è tutta nelle mani del proprietario delle opere pubbliche. Mi dicono che è in via di soluzione, mi dicono. È stato nominato un nuovo RUP, quindi ho visto un certo interesse a cercare di risolvere. C'erano stati dei problemi di progettazione, mancava la parte sismica, insomma è stato dei ritardi dovuti al fatto che i progetti vengono fatti a Roma, quindi dove i problemi della città non sono conosciuti, tanto è vero che non hanno fatto la verifica sismica. Quindi c'è stata questa perdita di tempo che... Mi dicono adesso che i finanziamenti ci sono, i soldi ci sono, sembra che in primavera si possa iniziare.